Nicoletta, ciao, benvenuta su SMS News Quotidiano. Allora, partiamo parlando un po' del tuo personaggio, Rosa. Cosa puoi raccontarci riguardo gli sviluppi che avrà in questa nuova stagione? Allora, facciamo così. Per quanto riguarda gli sviluppi, effettivamente io non ho molto da dirvi ancora, nel senso che ancora non si è vista Rosa in una fase anche amorosa con qualcuno e neanche io so in realtà se mai mi innamorerò. E Rosa, da quello che avete già visto, è bella, una ragazza molto emancipata, quindi a mio parere questo è un ruolo molto divertente perché posso permettermi, anche a differenza magari di altre ragazze, altre veneri, di capire alcuni dettagli, di percepire cose che solo se si ha una mentalità un po' più aperta uno può percepire. Quindi Rosa è molto un personaggio apparentemente tosto, in realtà è molto dolce, è semplicemente una ragazza molto sicura di sé, quello sì. Ma infatti abbiamo visto anche che è molto moderna, se vogliamo, per l'epoca, che ha avuto anche questo contrasto con la mamma, che appunto pensava fosse arrivata a Milano per fare... È stata molto coraggiosa, diciamo, in un periodo del genere, comunque nascondere una cosa così importante, anche perché la mamma era la figura di riferimento per Rosa, no? Quindi ha osato parecchio. Però ecco, forse è una caratteristica proprio questa, nel senso che fa capire quanto fosse già molto indipendente anche nelle decisioni, che non era una cosa magari così comune, quindi per me è una cosa molto bella questa. Quindi ha fatto pace con la mamma. Senti, cosa ti ha più colpito di queste atmosfere degli anni 60 che si respirano al Paradiso delle Signore? A parte l'eleganza, che in questi anni si vive tanto l'eleganza, già nella postura, nell'abbigliamento, nel modo di parlare, nelle relazioni che si creano anche con gli uomini, c'è tanto rispetto anche che si è perso un po', reciproco, della donna nei confronti dell'uomo e l'uomo nei confronti della donna, quindi questo è molto affascinante. Il look secondo me è stupendo di quegli anni, e mette in risalto delle linee poi eleganti, non parliamo di nulla di esagerato, anzi non mette in mostra qualcosa in maniera violenta o comunque volgare, quindi questo è molto affascinante anche perché io non li ho vissuti, quindi li sto vivendo e facendo rivivere a molte persone che li hanno vissuti invece. Qual è il tuo rapporto con la moda? Ti piace seguirlo oppure no? Mi piace vestirmi bene, sì, non sono fissata, non è la mia priorità nello spendere soldi, insomma, però cerco sempre di vestirmi in maniera tale da sentirmi di base a mio agio. So essere molto sportiva volendo, so essere anche molto elegante, mi piacciono le linee semplici tendenzialmente, per quello mi ci trovo comunque. Che cosa pensi di aver dato tu a Rosa e che cosa ha regalato lei a te? Allora, Rosa mi ha dato tanta... Cosa mi ha dato Rosa? Rosa mi ha dato modo di... forse anche veramente di riprendere un po' in mano quell'eleganza, quella raffinatezza che ho sempre avuto di mio, abbastanza anche perché ho fatto danza classica, però magari tendi a perderla, no? Andando a scuola, lo zaino, stai gobba, non te ne rendi conto. Invece me l'ha ridata e ne sono molto felice, sinceramente. Io che ho dato a Rosa, secondo me è quel pizzico di simpatia in più che magari all'inizio non era stato scritto in un certo modo e gliel'ha data, perché all'inizio Rosa si mostra un po' rigida, no? E invece poi ti fa capire che è una persona molto divertente anche. C'è un lato di lei che ancora non è uscito e che ti piacerebbe che... Sì, sicuramente. Non si capisce da cosa si attratta anche tanto, a livello proprio amoroso, cioè che magari quel genere di uomo potrebbe colpirla, non si capisce perché ad ora pare che nessuno l'abbia colpita in qualche modo particolare, quindi sono curiosa. Bene, Nicoletta, ti ringrazio. Grazie a te.